Anche questa sinergia l'avete messa un po' in campo nei fatti. Abbiamo visto di recente, ahimè dico anche purtroppo, lavorare i volontari lombardi nei nostri incendi boschivi. Avremmo preferito che si potessero godere un periodo di vacanza, ma non è stato così per loro. Abbiamo visto anche sul fronte della sanità un dialogo aperto con la Liguria. Beh, come va? Il punto sulla situazione qual è? Funziona Sì, questo rapporto? funziona, è un rapporto di grande concretezza, non facciamo voli pindarici sulla sanità, lei ha detto, Sonia Viale, collaboriamo intensamente per mettere a disposizione le nostre eccellenze, le nostre buone pratiche. Poi le regioni sono diverse, le esigenze sono diverse, ma credo che questa forte e leale collaborazione che adesso c'è tra Liguria e Lombardia, che prima non c'era, sia utile ad entrambi, anche a noi, lo dico anche come Regione Lombardia, perché noi abbiamo tante cose, abbiamo tutto, ci manca una sola una cosa in realtà, il mare, che è la Liguria, e quindi la collaborazione è fondamentale. Poi non è solo la sanità. Poi lo dirà il Presidente, abbiamo in programma tante iniziative importanti che rendono le due regioni vicine, una grande macroregione, è così, è la nostra storia, è la realtà, tanti I rapporti lombardi sono vengono, storici, voglio dire, esattamente, no? certo. E noi vogliamo mettere a frutto questi rapporti storici, questa comune sentire, questa comune identità e queste relazioni strettissime che ci sono. Mi pare che stia funzionando bene. Allora, Presidente Toti, qualche anticipazione, visto Guarda, tanto l'assist di Maroni. bisogna dire che il presidente Maroni venne già in campagna elettorale col suo ruolo da governatore della Lombardia ad offrire una collaborazione istituzionale a questa regione che noi abbiamo colto, quindi al di là del sostegno in campagna elettorale da uomo di partito, da esponente qual è, il taglio della collaborazione, della necessità di allargare i confini delle regioni a collaborazioni reciproche è arrivato prima che noi vincessimo le elezioni l'anno scorso e per la verità è una vecchia idea quella delle macroregioni che vorremmo riproporre, credo che riproporremo ad una manifestazione che proprio in Lombardia si terrà intorno alla metà d'ottobre, mentre lunedì prossimo ci torneremo a vedere a Genova per un vertice per parlare di un altro tema che ci riguarda entrambi, ma purtroppo riguarda tutto questo paese, che è l'immigrazione clandestina e il fatto che il governo non riesca a risolvere questo gigantesco problema, sfruttando anche l'occasione del fatto che il ministro Maroni è stato ministro degli interni durante un'altra grande emergenza come questo. Credo che le nostre regioni qualche buon suggerimento al governo, visto che lo paghiamo sulla pelle, lo pagano sulla pelle i nostri cittadini di Como e di Ventimiglia, lo possiamo dare. Poi le collaborazioni che diamo a noi stessi, confrontandoci gli uni con gli altri, ma che cerchiamo anche di dare per la verità alla conferenza delle regioni come un suggerimento positivo anche alle altre regioni non amministrate dal centrodestra, sono moltissimi in termini di costi standard, in termini di migliori pratiche sanitarie, in termini di logistica. Abbiamo fatto una grande conferenza sulla logistica anche coinvolgendo il Piemonte, che non è del nostro colore politico, ma è una regione che è vicina a noi e deve essere integrata da un punto di vista dei trasporti e dell'economia. Quindi abbiamo moltissime cose da dire perché io credo la Lombardia ne è, come si dice, l'archetipo, come direbbero quelli colti, del fatto che il centrodestra, quando sa presentarsi bene agli elettori con persone credibili e programmi seri, non solo vince, ma sa anche governare meglio del centrosinistra in questo paese. La Liguria in scia sta cercando di fare quello che non è stato fatto in 10 anni, cioè dimostrare che anche in Liguria, anche in una regione che ha tantissimi problemi che derivano da un lungo passato di non gestione, riesce non solo a vincere le elezioni e quindi convincere gli elettori a darci fiducia, ma poi esprimere una buona azione di governo. E lo stiamo facendo sul turismo, sull'economia, sulla sanità, sui rifiuti, su tutto quello che abbiamo trovato in una regione che era l'anno zero per quasi tutto.